Domenica San Filippo, buongiorno a Livigno, scherzando con Franco Bergagna che è appena passato e ti ha detto: hai dimenticato la carabina? Sì, sono state un po' giornate turbolenti, però sono molto contenta e grata di essere qui, perché comunque non hai tutti i giorni la possibilità di passare da una Coppa del Mondo nell'altra, e quindi vorrei cogliere anche l'attimo e dare tutto. No, devo dire che la pista è bella e ho organizzato veramente tutto al top e non vedo l'ora di partire domani. Una pista che tu conosci molto bene, hai già vinto qua ad inizio stagione in Coppa Italia, quindi una pista che, se non ricordo male, mi dicessi ti piace, è cambiata letteralmente, è diventata davvero dura, sì. Ma... Sì, la conosco un pochino, però hanno fatto delle modifiche, diciamo che l'arrivo è molto più difficile. E bisogna essere anche un po' bravi a gestirla, ma sì, ci proviamo, però pista bella. E cosa dire infine alla tua amica Doro Wierer, a parte la vittoria che è stata davvero fantastica, ha preso anche le tue difese, l'ha fatto in maniera pubblica, si è dimostrata davvero una grande amica. Sì, siamo amiche già da tanto tempo e penso che nello sport, soprattutto a alto livello, non è sempre normale, perché comunque è uno sport individuale, però sì, mi ha fatto tanto piacere e sono molto contenta di averla come amica, però sì, adesso bisogna guardare in avanti, dobbiamo concentrarci entrambi sulle gare e cercare anche di lasciare il passato dietro e mettere il focus di tutto quello che ci aspetterà più in avanti. Assolutamente, hai avuto modo anche di entrare in una nuova famiglia che mi sembra ti abbia accolto a braccia aperte. Sì, sì, mi hanno già accolto a braccia aperte a Santa Caterina, poi a Valmuster, e mi ha fatto molto piacere e comunque sono anche contenta di essere qui e mi trovo molto bene. Un grosso in bocca al lupo, Federica. Grazie, Crepi. Grazie.